Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi abbiamo il piacere di recensire il nuovo smartwatch di Skagen. È uno smartwatch con a bordo Android Wear, quindi differisce dagli altri modelli che abbiamo già recensito, che invece erano ibridi. L'abbiamo ricevuto nel colore Total Black con il bracciale in pelle, molto bello. Facciamo un unboxing, vediamo cosa c'è nella scatola, vediamo come funziona e come sta il polso. Apriamo subito la scatola, vedete che è già acceso perché ovviamente io non stavo nella pelle e l'ho subito provato, subito configurato. Allora, scatola molto semplice. Troviamo l'orologio, dentro troviamo, a parte gli adesivi di protezione dello schermo, la guida rapida con le istruzioni che ci dicono appunto che cosa possiamo e che cosa non possiamo fare, quindi la resistenza all'acqua, quanti metri possiamo gestire le nostre immersioni, eccetera eccetera. Ovviamente questo è un orologio che abbiamo ricevuto, dicevo, con il bracciale in pelle, quindi non l'ho né immerso né tantomeno bagnato, perché ovviamente la pelle è delicata e non sarebbe opportuno fare ciò. Detto questo, ovviamente i bracciali sono intercambiabili, quindi con un rapido gesto, vedete, possiamo semplicemente cambiare il bracciale e metterne uno in materiale plastico oppure in materiale metallico. Riagganciarlo è altrettanto semplice, ecco fatto, e in quel caso ovviamente potremo sommergerlo. Nella confezione poi abbiamo anche il cavetto di ricarica, non abbiamo un alimentatore purtroppo. Il cavetto di ricarica è simile in forma e anche lunghezza a quello dell'Apple Watch ed è a induzione. Semplicemente appoggiamo la piattina con il segno rivolto verso la cassa e il nostro smartwatch si caricherà. Dobbiamo ovviamente attaccarlo a una fonte USB. Per quanto riguarda invece il connettore, una cosa non mi è piaciuta, cioè questo LED rosso intensissimo. Se lo caricate di notte, ce l'avete vicino agli occhi, dà un fastidio enorme. Credo che lo coprirò con un pezzettino di nastro isolante. Questa è una cosa che non mi è piaciuta, ma ovviamente è una minuzia. Guardiamo lo smartwatch. Allora, lo metto subito al polso, tanto sotto non c'è niente perché non ha sensori per la regolazione del battito cardiaco e non ha neanche il GPS, non ha neanche lo speaker, ha soltanto il microfono. Quindi sotto il punto di vista della completezza è limitato, ma non vuole essere uno smartwatch di questo calibro, vuole essere uno smartwatch elegante e semplice soprattutto. Quindi, bando alle ciance, lo andiamo subito ad indossare. Il bracciale è davvero comodo, anche perché è in vera pelle. Questa è una delle watch face che ho potuto provare in questi giorni. Sono tutte praticamente minimal, poi ne ho installate anche delle altre. Questa appunto si chiama minimal e il cerchietto rosso sta a indicare i secondi. Poi abbiamo la digital, anche questa molto bella, in più aggiunge alcune informazioni come lo stato di carica della batteria, il meteo, ovviamente sono tutte un pochino personalizzabili. E il display è un OLED, è un instant on, quindi possiamo tenere questa funzione di schermo sempre acceso. Ovviamente lo schermo non è tutto acceso perché consumerebbe un sacco di corrente, è acceso solo nella porzione dove serve, essendo un OLED. Ci spostiamo, vediamo anche la funzione wall time, quindi la watch face con un po' tutte le informazioni degli orari se viaggiamo molto. Io ne ho installata qualcuna altra, questa mi è sembrata molto carina, questa è un po' più complicata, ci mette qualche secondo in più a caricarsi. E poi ho installato anche, dov'è? Una molto comoda, no, forse era all'inizio, perché la uso spesso, ecco qua, una con il meteo. In questi giorni di caldo atroce, temporali improvvisi, è molto utile questa watch face perché gestisce le temperature, gestisce le precipitazioni e in un batter d'occhio possiamo vedere tutto. Tirando dall'alto abbiamo il centro di controllo, dal basso invece abbiamo le notifiche. Il tastino centrale invece ci porta nel menu, è un classico Android Wear, quindi non mi dilungo sulle sue funzioni che sono ovviamente note a tutti. Trova telefono, torcia, timer, sveglia, quelle più classiche, quelle preimpostate.
Che dire, lo tolgo un attimo per farvi vedere quanto è sottile. Vi faccio una domanda adesso: perché preferire un orologio, o meglio uno smartwatch del genere, di questa fascia prezzo soprattutto, a cui mancano il sensore cardio, il GPS, l'altoparlante? Perché dobbiamo scegliere questo? La risposta è molto semplice: se cercate un orologio dal design minimalista, molto elegante, e di un marchio danese abbastanza riconosciuto, questa è la risposta. Non avete complicazioni, è molto facile da utilizzare. Android Wear, tra l'altro, gira molto bene su questo dispositivo, ha poche cose da gestire, quindi è molto molto scattante, fulmineo. Vedete anche la velocità di apertura del menu istantanea. E voglio fare anche un paragone con un altro orologio che abbiamo già recensito circa un anno fa, è lo Skagen Hybrid. La differenza di cassa è notevole. Questo nuovo modello è molto più sottile, pur integrando anche una batteria al litio ricaricabile che invece l'Hybrid non ha. Il diametro cassa è pressoché identico. I cinturini ovviamente sono intercambiabili perché sono tutti e due da 20 mm. Vi faccio anche vedere, dopo più di un anno di utilizzo e dopo essermi lavato le mani innumerevoli volte, quanto è ancora bella e resistente questa pelle. È soltanto segnata qui ovviamente dove si va a chiudere la fibbia, cosa che peraltro è già anche iniziata ad apparire su questo cinturino. Il mio compagno di viaggio, quando faccio viaggi magari di 2 o 3 giorni, rimane ancora questo. Perché? Perché non devo mai caricarlo, non devo mai portarmi dietro il caricabatterie. C'è anche da dire che la batteria ha una durata considerevole, riusciamo a fare i 2 giorni se lo spegniamo di notte, oppure un giorno, ovviamente non riusciamo ad arrivare a 2 giorni se lo teniamo sempre acceso. In conclusione, quindi, questo modello Skagen Falster, molto minimal, le watch face che sono già installate di serie ne sono un esempio, leggero, sottile, senza complicazioni, bello bello bello, e non scalda tanto neanche durante gli aggiornamenti o le installazioni automatiche che ci sono quando siamo sotto rete wifi. Mi sento di consigliarlo appunto a chi cerca uno smartwatch alternativo. Quindi, se vogliamo smartwatch più completi, il gruppo Fossil fa, credo, il numero più elevato di smartwatch possibili, visto che comprende marchi come Armani, Michael Kors, Skagen appunto, lo stesso Fossil. Quindi questo è uno smartwatch particolare. Merita quindi un punteggio di 4 stelle e mezzo su 5 Gadget Score. Perché non ho conferito le 5 stelle? Semplicemente perché avrei preferito una batteria un po' più longeva per poter arrivare ai 2 giorni interi di utilizzo. Per il resto, ragazzi, vi ripeto, se cercate la semplicità, questo è lo smartwatch che fa per voi. Vi lascio in descrizione il link per poterlo acquistare. E se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su tecnologia e gadget. Ciao a tutti dal vostro Marco, gadgetan.it.